Benvenuti o bentornati sul mio canale e in questa nuova operazione. Oggi parliamo di un'opera che non mi piace. Non mi piace la Tosca. E sapete perché ho deciso di operarla? Perché gioco a mettermi a disagio da sola. Continuiamo così, facciamoci del male. Ma perché parlarvi proprio di Tosca? Perché così alla prossima pubblicità di passata di pomodoro capirete la colonna sonora, o magari solo per fare i fighi con gli amici. L'autore di Tosca è Giacomo Puccini, che nasce povero e all'età di 18 anni nel 1876 va a piedi da Lucca a Pisa solo per vedere l'Aida di Verdi. Da quel momento capì quale doveva essere il suo futuro e in una lettera scrisse: "Il Dio Santo mi toccò col dito mignolo e mi disse: scrivi per il teatro, bada bene, solo per il teatro", e ho seguito il supremo consiglio. Dopo aver sofferto per tutte quelle ristrettezze, arrivato alla fama, spende e spande in macchine, yacht e case. Di lui ne parla con affetto Igor Stravinsky, che apprezzò in modo particolare la bohème. La musica ci è data per mettere un ordine nelle cose. Più invecchio, più mi convinco che la bohème è un capolavoro. Adoro Puccini. Ma veniamo alla Tosca. Questo libretto è uno di quelli di mia nonna e se non sapete di cosa sto parlando, evidentemente non avete visto il video sulla Traviata, che vi lascio nelle schede e in descrizione. La Tosca è un dramma in tre atti sul libretto di Giuseppe Giacosa. E vi voglio dire un paio di parole sul librettista. Quest'opera si basa su un dramma omonimo di Victorien Sardou del 1887. Ecco, Giuseppe Giacosa sosteneva che il successo del dramma fosse solo dovuto all'attrice Sara Bernhard, perché la storia, a suo parere, era poco poetica. Grazie, Giuseppe, mi fai sentire meno sola. Grazie. La prima di Tosca avvenne il 14 gennaio 1900 al Teatro Costanzi di Roma. La serata fu abbastanza nervosa perché, a causa di spettatori ritardatari, il direttore dovette interrompere l'esecuzione e ricominciare. Tra il pubblico, giusto per aggiungere un pizzico d'ansia, c'era anche la regina Margherita di Savoia. La Tosca è un drammone di quelle serie in cui muore un botto di gente, quindi mi sono già preparata le X rosse da mettere sui personaggi. Atto primo, siamo nella chiesa di Santa Maria della Valle a Roma, intorno al 14 giugno del 1800. Data della battaglia di Marengo, e Mario Cavaradossi sta dipingendo un affresco ispirandosi ad una donna che ha visto pregare. Nella chiesa si sta nascondendo Cesare Angelotti, prigioniero politico bonapartista appena evaso. Mario e Cesare sono amici ed entrambi bonapartisti, e quando Cesare lo riconosce, esce dal nascondiglio e gli racconta di come sia evaso. Poi entra Flora Tosca, celebre cantante e amante di Cavaradossi. Cesare allora si nasconde di nuovo. Tosca, gelosa come pochi, s'accolla a Mario perché l'ha sentito parlare con qualcuno. A chi parlavi? A te. Altre parole bisbigliavi. Ov'è? Chi? Colei, quella donna. Ho udito i lesti passi ed un fruscio di vesti. Sogni? Lo neghi? Lo nego e tamo. Lei mezzo si calma, ma visto il dipinto sbrocca di nuovo perché il suo amato sta dipingendo un'altra donna. Chi è quella donna bionda lassù? La Maddalena, ti piace? È troppo bella! Prezioso elogio! Ridi? Quegli occhi celestini già li vidi! Ce n'è tanti pel mondo! Aspetta, aspetta, è l'attavanti! Brava! La vedi? Tama, tu l'ami! Mi basta! Basta! Vabbè, avete capito, no? Tosca è paranoica e si accolla assai. La quinta scena è tutto una crisi della prima donna, io ti amo di più, non mi ami abbastanza, bla bla bla. Mario la calma di nuovo, spiegando semplicemente che ha visto l'attavanti in chiesa e si è ispirato a lei per il dipinto. Poi la manda via perché ha cose decisamente più importanti che sopportare le sue lagne. Or va, lasciami. Tu fino a stasera stai fermo al lavoro e mi prometti, sia caso o fortuna, sia treccia bionda o bruna, a pregar non verrà donna nessuna. Lo giuro, amore, va. Non ti sopporto più! Uscita Tosca riciccia fuori Cesare. Mario gli promette di aiutarlo a nascondersi e vanno via dalla chiesa. Fa il suo ingresso Scarpia, il capo della polizia pontificia, che cerca Cesare. Scarpia è entrato in chiesa perché già sospetta che Mario stia nascondendo il fuggitivo, ma non trova nessuno.
Arriva anche Tosca, che vuole dire a Mario che canterà al Palazzo Farnese. Ma Scarpia le fa credere che Cavaradossi non è lì perché la sta tradendo con l'attavanti. Tosca esce a cercare il suo amante e viene seguita di nascosto da una guardia di Scarpia. Quindi aggiungiamo alla lista che è pure una credulona. L'atto secondo si svolge a Palazzo Farnese. Scarpia è in sala da pranzo e fuori si sente la voce di Tosca che canta. Dei poliziotti portano Mario, che si rifiuta di confessare dove sia nascosto Cesare. E, di conseguenza, viene portato nella camera accanto per essere torturato. Arriva Tosca, che sente Mario urlare di dolore nell'altra stanza e confessa subito il nascondiglio di Cesare. Brava! Brava, pure spia! Grande acquisto, Mario, complimenti! Visto che lo ha tradito, Mario rifiuta l'abbraccio di Tosca. Poi entra un gendarme, dice che Napoleone ha vinto a Marengo e Mario esulta. Esulta il genio. Ma è scemo, è andato! Scarpia la prende bene, benissimo, lo condanna solo a morte. Portano via il pittore e in scena rimangono solo Tosca e Scarpia. Lei chiede la grazia per Mario. E Scarpia le fa un'offerta che non potrà rifiutare. Se lei gli si concede, Mario sarà salvo. Roba che Frollo levate proprio. E su questo dilemma Tosca canta la famosa aria «Vissi d'arte, vissi d'amore», che riassumerei con «Ma che ho fatto di male? Io sono tanto brava, vado a messa, mi comporto bene e Dio mi ripaga così». E non c'ha tutti i torti. Mentre lei ci pensa su, entra un agente con una notizia per Scarpia. Cesare si è ucciso prima di essere catturato. Ed ecco il morto numero uno! Tosca accetta l'accordo di Scarpia e lui finge di dare ordini perché l'esecuzione di Cavaradossi sia fatta con fucili a salve. Poi lei gli chiede anche un salvacondotto per poter scappare da Roma con il suo amore quando sarà salvo. Mentre Scarpia scrive il documento, lei trova sul tavolo un coltello. Quando il foglio è pronto, lei lo accoltella a morte e scappa con il lasciapassare. E con il morto numero 2 si conclude il secondo atto. Il terzo atto è ambientato a Castel Sant'Angelo, dove avverrà l'esecuzione. Mario, prima di morire, vuole scrivere un biglietto a Tosca. Ma dopo le prime righe scoppia a piangere. Questo è il punto più famoso dell'opera perché Mario Cavaradossi sta cantando E lucevan le stelle. Quest'aria fa riflettere sulla pena di morte e intacca anche il mio cuoricino di ghiaccio. Le ultime parole sono le più potenti, unite anche alla melodia che rispecchia in pieno la tragicità della scena. E muoio disperato e non ho amato mai tanto la vita. La avrete già sentita sicuramente, ma vi lascio il link in descrizione per ascoltarla per bene. A questo punto entra Tosca, piena di speranze. Gli racconta di aver ucciso Scarpia e che l'esecuzione sarà a salve. Lui dovrà solo fingere di cadere morto. Cavaradossi è di nuovo sereno, va verso il plotone di esecuzione, sorridendo. Scarpia però ha mentito e lui viene fucilato sul serio. Tosca se ne accorge solo quando va a tirarlo su e si ritrova le mani sporche di sangue. A questo punto, disperata, si butta di sotto da Castel Sant'Angelo. Concludiamo quindi l'opera con ben 4 morti, ossia tutti i personaggi principali. Proprio su questo tragico finale avvenne qualcosa di paradossalmente buffo. Siamo a New York in un teatro minore nel 1960. Diciamo che la cantante che interpretava Tosca non doveva essere poi molto simpatica e questo le attirò uno scherzetto dei tecnici. Di solito quando la cantante si butta da Castel Sant'Angelo dietro c'è un materasso ad attutire la caduta. Ecco, loro hanno sostituito il materasso con un trampolino. Genio! E la scena più tragica dell'intera opera si trasformò in una farsa, con Tosca che rimbalzò una decina di volte sullo sfondo tra le risate del pubblico. Il mio problema con questa opera è che la musica è troppo lenta e non riesco a empatizzare con i personaggi. Scarpia è semplicemente un homme. Tosca è un'isterica paranoica e con gli altri due non mi capisco. Cesare e Mario vedono Napoleone come l'incarnazione dei valori della rivoluzione, mentre ai miei occhi Bonaparte è più che altro un invasore. Quello che voglio comunicarvi oggi è che ogni opera è a sé, non ci deve piacere tutto. E solo perché un'opera è considerata un capolavoro, non è giusto che non ne possiamo parlare liberamente. Voi siete d'accordo con me? La conoscete la Tosca? Vi piace? Siete d'accordo o in disaccordo? Scrivetelo nei commenti. E invece se siete d'accordo con me o vi è piaciuto almeno il video come è stato fatto, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale.
Ora non mi resta che augurarvi buon ascolto.